Benvenuti a tutti in questa serata speciale. Prima di dare inizio ai lavori, d'accordo con il padrone di casa, il dottore Pierantonio Fiorentino, e d'accordo con gli artisti, vi chiederei gentilmente di osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime della guerra in Ucraina. Grazie. In piedi gentilmente, così. Grazie. Grazie, allora diamo inizio a questa serata. Innanzitutto consentitemi di ringraziare il padrone di casa che ci ospita questa sera qui presso Cantina Fiorentino, il dottore Pierantonio Fiorentino, che questa sera ha organizzato con il prestigioso patrocinio dell'Università del Salento un'iniziativa culturale intitolata Letture per Bene. Questa iniziativa ovviamente si colloca esattamente nel periodo che copre il ventennale della morte del grande poeta, regista e attore salentino. In questi mesi in cui abbiamo organizzato questo evento, caro Pierantonio, molti amici che vedo in sala, che saluto e che ringrazio, mi hanno rivolto una domanda. Perché Cantina Fiorentino? E io ho risposto loro quello che penso sinceramente. Cioè ho detto che secondo me Pierantonio Fiorentino è tra quegli imprenditori che io considero illuminati e che sta contribuendo a realizzare il motto di Seneca, secondo il quale da un qualsiasi punto dell'universo noi possiamo innalzarci al medesimo universo. Ed è esattamente quello che proveremo a fare qui questa sera con i nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, ospiti che ovviamente la cui notorietà mi esonera da qualsiasi tipo di presentazione. Prima di dare loro la parola, volevo invitarvi a nome di Pierantonio Fiorentino al prossimo appuntamento, sempre qui presso Cantina Fiorentino. Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 aprile alle ore 18:30. Avremo come ospite d'onore il presidente emerito della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti. Il tema della conferenza, ovviamente essendo qui da noi il 25 aprile, sarà valori della resistenza e Costituzione repubblicana. L'incontro sarà introdotto da Nicola Grasso, che è un professore di diritto costituzionale dell'Università del Salento. Diamo avvio alla serata, vi ringrazio tutti di essere qui presenti, grazie ancora Pierantonio per il tuo tramite, ti prego di ringraziare tutte le tue collaboratrici e tutti i tuoi collaboratori che hanno reso possibile questa serata, che è la prima a livello nazionale. Questo è molto importante ribadirlo questa sera. In particolare va ringraziata Caterina per il lavoro che ha fatto sulla logistica e sulla comunicazione e Marco per il suo apporto organizzativo. Grazie a tutti. Adesso chiamo sul palco Massimo Donà, Michele Polga e David Riondino. Buona serata e buon ascolto. Buonasera a tutti. In realtà comincio io da solo sul palco, ma dopo arrivano, dopo arrivano. Tanto anch'io mi unisco ai ringraziamenti all'imprenditore illuminato Pierantonio Fiorentino, perché non sono tanti, credetemi, illuminati, ma bisogna anche ringraziare, lui fa finta di niente, ma è stato il perno di tutta questa cosa,
Luca Nolasco, che è un animatore culturale senza il quale il Salento, credo, sarebbe un'altra cosa. Ecco, vi ringrazio a tutti. Quando mi hanno proposto questa cosa su Carmelo Bene, per me è stata una gioia assoluta, perché ho sempre ammirato Carmelo Bene, che non è semplicemente un attore, non è semplicemente un regista, è molto di più Carmelo Bene. Io l'ho visto tante volte, i suoi spettacoli, andavo sempre a sentirli quando veniva dalle parti mie, io sono veneto, e quindi per me è stata una gioia poter fare qualcosa intorno a questo autore, insomma, no? E ho pensato di intrattenervi, dov'è che ho messo i fogli? Boh, forse sono lì, guarda un attimo. Sotto la tromba c'è niente lì? Ho perso i fogli, ma meglio, improvvisiamo. C'ho tutto nella testa in realtà. Volevo cominciare con una citazione di Carmelo Bene, ma che posso benissimo non fare. E comincerei dicendo questo. Carmelo Bene ha scritto, tra le tante cose bellissime, alcune verranno recitate qui da Riondino oggi, ha scritto un libro che vi consiglio di prendervi, edito da Quodlibet, si intitola Sovrapposizioni ed è una sorta di dialogo con uno dei più grandi filosofi del Novecento, Gilles Deleuze, che lui frequentava, conosceva, Deleuze stimava tantissimo Carmelo Bene, e Deleuze, cioè prima Carmelo Bene si rivolge a Deleuze e dice, ma tu che hai capito per la prima volta che cosa? Dice, tu Deleuze hai capito che in sostanza la questione è quella che vale per tutti, per tutti noi, di imparare ad essere unici. Unici. Voi pensateci un attimo, voi, tutti noi nella nostra vita ci riconosciamo, ci definiamo, ci relazioniamo con gli altri, se ci pensate, sempre in base a delle concettualità universali. Per Antonio Fiorentino è un, tra le altre cose, un produttore di vino, ma questa è una concettualità universale. Quanti produttori di vino ci sono? Ma la sua unicità in cosa consiste? Provate a fare l'elenco di attributi che possiamo predicare di Pier Antonio Fiorentino. Nessuno di questi dirà la sua unicità. Eppure, dice Carmelo Bene, rivolgendosi a Gilles Deleuze, il mio essere, consiste solo nella mia unicità. E Carmelo Bene, tutta la sua vita, ha disegnato l'unicità della sua esperienza creativa, teatrale, letteraria, di pensiero, la sua unicità. Io credo che, se l'avete sentito, l'avete letto, sapete benissimo che Carmelo Bene è inconfondibile, inconfondibile, assolutamente inconfondibile. Ma, dice Carmelo Bene, tu, caro Gilles Deleuze, hai capito che, e questo attenzione, è interessantissimo, non voglio farla troppo lunga perché dobbiamo fare lo spettacolo, ma ci sono tante questioni che Carmelo Bene mette a tema in modo superlativo. Dice, tu hai capito che l'unicità, la nostra unicità di ognuno di noi, consiste, dipende dalla differenza. Ma da una differenza, dice, senza concetti. Che non ha nulla a che fare con i differenti che sono questo, che sono produttori di vino, che sono musicisti, che sono... No, no. E qui vi rimando a tutte le opere di Gilles Deleuze, straordinarie, ad una in particolare, che Carmelo Bene conosceva molto bene, differenza e ripetizione. Qual è la vera differenza? Non quella che viene restituita dagli attributi che diciamo di ognuno di noi. La vera differenza, e qui rimaniamo sicuramente sconcertati, è data, è consegnata a noi da una sola esperienza.
rimarrete un po' stupiti, forse, non lo so, dalla ripetizione, che sembrerebbe ad orecchio così, anche chi non è filosofo, chi non... essere il contrario della differenza. Se uno ripete, no? Se non ripetermi, non essere un imitatore, un blando imitatore, mentre la vera ripetizione, attenzione, non ha a che fare con le ripetizioni che noi siamo soliti immaginare. La vera ripetizione è quella in cui il già stato si ripete perfettamente. E qual è il già stato? Attenzione, che si ripete perfettamente. Il già stato, quando è accaduto, era un originale, un iniziante. Bisogna essere capaci di iniziare, di essere all'inizio. Ci si ripete solo quando ripetiamo l'inizio, ma l'inizio è per definizione l'irripetibile, quando nasciamo di nuovo, quando rinasciamo. Ma rinascere vuol dire non ripetere un attributo: mio zio era produttore di vino, anch'io sono produttore di vino. No, ripetere vuol dire, mi piace dirla così, ripetere la prima voltità della prima volta, cioè l'irripetibile. E su questo gioco di concetti Carmelo Bene dialoga alla grande con Gilles Deleuze. E poi chiudo, lascio la parola a Davide Riondino, ricordandovi un altro concetto importantissimo di Carmelo, che Carmelo Bene ha elaborato, straordinario, sempre in dialogo con Gilles Deleuze. Dice, sapete, le cose vere finiscono nel momento in cui iniziano, cioè inizio e fine coincidono. Dice però, attenzione, però sì, è vero, durano, le cose vere sono brevi, anche le opere di Carmelo Bene in genere sono brevi. Dice però, attenzione, in verità, dice Carmelo Bene, la cosa che conta, la verità delle nostre esperienze, è data, attenzione, dal mezzo, da ciò che sta in mezzo, tra l'inizio e la fine. Ma non nel senso aristotelico che magari molti di voi conoscono, cioè la virtù sta nel mezzo, cioè quando evitiamo gli eccessi, insomma, no? Non c'entra niente, perché anzi, per Carmelo Bene, nel mezzo c'è il divenire più vorticoso di cui si possa fare esperienza. Nel mezzo c'è il mutamento incessante, c'è la vertigine. Non c'è la prudenza aristotelica, il non lasciarsi catturare dagli eccessi. No, no, il contrario. E dice, il mezzo è l'intempestivo, per definizione. Non è ciò che rimane identico, che è comune, ciò che ci dà appunto, in qualche modo, un riferimento che ci tranquillizza. No, ciò che è in mezzo è il divenire assoluto. Vertiginoso, e chiudo, Carmelo Bene dice, in questo divenire vertiginoso noi facciamo esperienza di quella intempestività che era propria, lo dice lui, dei personaggi, potremmo dire noi un po' tocchi, diremo idioti, come l'idiota di Dostoevskij, che non era, era tutt'altro che idiota, come il vostro santo, sul quale lui scriverà, adesso sentiremo, San Giuseppe da Cupertino. Persone semplici, marginali, appartenenti ad un canone minore, che però hanno saputo, come dire, farci fare e fare loro stessi esperienza di questa vertiginosa dinamica che non va da un punto verso un altro punto, che non ha un fine, che è movimento puro, così lo chiamava anche Kandinsky, il movimento puro, di cui raramente facciamo esperienza, ma che Carmelo Bene ci ha insegnato a riconoscere nelle cose che troppo spesso guardiamo senza vedere. Grazie, do la parola a Davide Riondino. Bene, tengo il cappotto per un problema di stile, di eleganza. Come omaggio all'inverno che passa e alla primavera che viene. Volevo iniziare leggendovi qualcosa da
che si riconosce subito, che è un omaggio anche a queste terre. E poi integreremo alcuni passaggi di lettura da San Giuseppe da Copertino e anche da Viva Verdi, che è un bellissimo libro poco conosciuto, proprio un romanzo, una specie di racconto lungo, ma iniziando con una specie di biografia di Carmelo Bene, sono apparsa alla Madonna. Vi è una nostalgia delle cose che non ebbero mai un cominciamento. Affondare la propria origine, non necessariamente connessa alla nascita, in terra di Otranto, è destinarsi a un reale immaginario. E lì, appunto, nel primo giorno d'un settembre, io fui nato, Otranto, da sempre magnifico, religiosissimo bordello, casa di cultura tollerante, confluenze islamiche, ebraiche, arabe, turche, cattoliche. Ne è testimone la stupenda cattedrale, il suo favoloso mosaico figurante l'albero della vita dell'anno 1100. Una tolleranza di sì disparate correnti come il trascolorare dello Ionio non si è mai verificata in nessun'altra zona d'Italia. Quando si dice Puglia non si deve mai confonderla con quella fascia del Salento giù fino a Capoleuca detta ancora Magna Grecia, dove fino a pochi anni fa i portuali greci si lasciavano intendere nei dialetti indigeni di Calimera, Gallipoli, eccetera. Ora, quando si narra una sia pur sintetica autobiografia che, fondandosi sul proprio non esserci, sull'abbandono, sulla mancanza, non può che lasciarsi stilare dall'immaginario di questo stesso reale, si vuol dire che Otranto fu visitata da una storia che, inclusa la strage dei turchi, fu e continua ad essere il culto di tutte le altre storie che quell'evento storico estromise. Otranto, culla delle storie estromesse, lutto oltremare. La nostra penisola non ha mai dato grandi fatti del pensiero, se non guarda caso nel sud. E qui i nomi di Giordano Bruno, Gian Battista Vico, Tommaso Campanella, Croce Gentile, eccetera. La stessa lingua italiana ci viene da Cielo e Federico II. Ora, dove questo pensiero depensa, si spensiera, via via scendendo fino a capo Leuca. Lì comincia la Magna Grecia, a sud del sud. La Magna Grecia è il depensamento del pensiero del sud. È il Sud in perdita, il suo guadagno, anche se umiliato, oltraggiato, vilipeso dalla sciagurata inflazione consumistica, è ancora qui. In questo Sud del Sud è nato il più grande santo tra i santi, colui che cede la santità stessa, Giuseppe Desa da Copertino. A questo Sud azzoppato non resta che volare. Ed ecco il santo dei voli, sommo lusso della Santa Santorum. Levitare, ecco frate Asino, accanto a tanta dotta interdisciplinarità. L'anno medesimo 1600 in cui si brucia il pensiero a Campo dei Fiori, Giordano Bruno, poco distante da Copertino, nasce la grazia, nasce l'ignoranza. È un altro frutto della mania greca. Nasce il santo che non ha il senso della gravità, levita, vola. Si faceva chiamare frate Asino, se ne andò in giro per il mondo con la bocca aperta, dicono. Illetterato et idiota, è l'apoteosi del depensamento. Se non si è disgraziati da questo privilegio, là dove la miseria è un lusso, o almeno lo era fino a poco tempo fa, se non si è graziati da una siffatta premessa etnica, non avrei potuto accedere all'essere senza fondamento, che inscena la irrappresentabilità, la femminilità come abbandono, la mancanza di che si consiste. Prego, maestro. Mancate dunque.
Nuovo disco, Frammentità. Beh, rimanete, eh? Ogni tanto si facciamo, questo è un film, per cui ogni tanto bisogna fare la colonna sonora. È un'idea di sceneggiatura, di racconto in forma filmica. Questo su San Giuseppe da Copertino. Tratta, quindi ha delle notazioni tipo campo contro campo, da, come delle inquadrature, molto visivo. San Giuseppe Copertino lui lo descrive fin da piccolo, dando a questa sua attitudine a volare un'origine fisica, insomma, semplicemente delle terribili piaghe che aveva sul di dietro, per cui quando lo facevano sedere la madre, lui
tendeva a stare in alto perché la madre non lo capiva e lo costringeva a sedere. È un'idea piuttosto paradossale, svolta però in maniera assolutamente seria. Educazione materna, interni e esterni, il piccolo Giuseppe se ne sta in camiciola, rattoppata, sbilenca, poco sotto del ginocchio, se ne sta in un angolo di sole calcinato. Giuseppe guarda in alto, a bocca aperta, come per gioco, a tratti apre e chiude gli occhi, la testa quasi rapata, lascia vedere più di una crosticina, le mosche vi si dannano, dolore, sovrappensiero, il bambino distrattamente con la manina scopre le natiche che ci appaiono infettate da due piaghe, una più grande dell'altra, purulente. Giuseppe tenta e no di grattarsi, ozia. Ha una smorfia di dolore che lo ridesta, lascia cadere il camiciotto al tempo stesso, chiamato con un urlo dalla madre, che palesemente ignora la malattia del figlio e ne dà subito una prova, vox matris. Giuseppe Desa, bambino a tavola, altra scena, educazione materna. All'urlo della madre fa riscontro il primo penoso risveglio di Giuseppe al dolore. Quando era sovrappensiero, prima di essere chiamato con quell'urlo a obbedire, il suo male poteva quasi ignorarlo. C'è una tavola rustica a due scranni, apparecchiata poveramente, con un ordine davvero eccessivo, una dignità folle. Mugolii di Giuseppe, due strilli acuti di animale ferito. Giuseppe non vorrebbe andare a tavola, sua madre ve lo trascina con violenza. Lo sculaccia, Giuseppe si mette a piangere. Questa madre ignorante e intransigente lo vorrebbe seduto, questo suo figliolo, come tutti i bambini obbedienti, educati di questo mondo. È chiaro che a Giuseppe fa male star seduto, ma sua madre non intende ragioni e rudemente, secca, pressandolo sulle spalle, lo schiaccia a sedere sullo scanno. È una frittata questa che lei, povera donna, non può capire. E dico davvero, intontito dal dolore, Giuseppe riceve tra le mani una ciotola che sua madre gli porge, l'oggetto che per lei è di coccio, per lui è come di piombo, e lo stesso vale per la proporzione. Immagino oggetti più grandi. Giuseppe riapre gli occhi e si incanta, fissando nel vuoto, un cielo vuoto, lontano, oltre la donna che gli sta seduta di fronte, come se sua madre fosse trasparente. La ciotola tra le manine, Giuseppe fa evidentemente fatica a portarla alla bocca, bocca che tiene spalancata, non sappiamo se in attesa della brodaglia o di un'estasi, come quando si dice che passa un angelo, e sua madre lo fissa, furente, inquieta, a cagione, a parer suo, di quello stentato meditare, temporeggiare del figlio, che vediamo bagnarsi di sudore per questa sua fatica di portarsi la ciotola del brodo alle labbra. E così incantato Giuseppe perde di tra le mani la ciotola, che cade trotterellando sul tavolaccio, inquietando il brodo per subito dopo stabilizzarsi. Qui si verificano due fatti strani e simultanei. Uno, un ceffone di sua madre, senza alcun dubbio rivolto alla faccia del figliolo, schiaffeggia in realtà solo il vento, al di sotto del mento di lui, che come ha lasciato cadere dalle mani la ciotola, così pare al tempo stesso più sollevato sopra lo sgabello. Due, Giuseppe, sempre a bocca aperta, sembra non essersi accorto di nulla. Al contrario, i suoi tratti sono, ora che è liberato dallo sforzo precedente, i suoi tratti sono più sereni di prima. Sembra dipinto. Le mosche indisturbate si muovono sulla sua bocca, addirittura nelle sue pupille sbarrate. Lui non se ne accorge. Il ritmo si incanta per più di un attimo. Animate, come sopra un ritratto, sopra di lui, solamente le mosche. Qui l'incantesimo è rotto da un violento ceffone di sua madre, che stavolta lo raggiunge in pieno viso. Giuseppe si mette a piangere a dirotto. Un altro schiaffo della rigorosa madre, che vorrebbe forse farla finita con quel frignare, non va a segno, come del resto il primo. Non va a segno per lo stesso motivo del primo. Giuseppe, infatti, svegliato da quella botta,
La seconda, che lo ha raggiunto in viso, si ritrova sempre seduto sullo scranno, ma di un palmo più giù. La maldestrezza di sua madre rovescia in questa sua conseguente perdita dell'equilibrio una brocca d'acqua che rotola sulla tavola e va in frantumi per terra. Franceschina Desa, la madre, è convinta di avere un figlio idiota. Ordina al figlio di alzarsi da tavola, Giuseppe le sorride tra le lacrime, riconoscente, perché davvero a lui quella insensata posizione di star seduto sulle piaghe fa male, fa malissimo. La madre è lusingata a sproposito dalla sollecita obbedienza del figliolo. Sarebbe quasi per ricambiare un sorriso, ma il rigore che la incarna spegne sulle sue labbra questo pensiero. Giuseppe, riconquistato il suo aspetto idiota, obbedisce, si alza e, spezzando in due l'azione e il cuore di sua madre, si avvia lentamente all'angolo, qualunque, quello comunque, da lei voluto. I miracoli di San Giuseppe da Copertino vengono poi trattati in questa, diciamo, in questo racconto, in questa progressione di Carmelo Bene, e ve ne dirò alcuni, che sono abbastanza interessanti. Sono miracoli paradossali. Lui è un entusiasta e nel monastero combina una serie di guai per eccesso di volontà del bene, direi, in qualche modo. C'è una certa agitazione nel convento. Si aspetta il novizio questuante che, se tarda ancora a tornare, equivale per i monaci a saltare il pasto. Perciò più confratelli spiano il suo ritorno, inquieti, sconsolati, affamati. E l'acqua intanto bolle nel caldano. Il fuoco sta per spegnersi. Tocca a Giuseppe provvedere, Giuseppe lo fa da far suo, esce e rientra con in mano un ciocco. Arrivato a metro dal camino, lui, che non vede l'ora di disfarsene, credendolo forse commestibile, soddisfatto lo getta nell'acqua bollente che schizza addosso ai frati più vicini, ustionandoli. Giuseppe è rimasto immobile, prima della vergogna e poi da un'estasi che lo sorprende e lo incanta. A bocca aperta, le mani tese avanti, ferme come nell'attimo di gettare il ciocco nel caldano. I malcapitati, ustionati, non se ne avvedono, tutti presi a saltare di qua e di là, ad eccezione del padre guardiano, che, scampato all'incidente e meravigliato, vuole toccare con mano se significhi un vero e proprio rapimento quell'atteggiamento dipinto di Giuseppe,
Pescata quindi con la paletta un carboncino acceso del camino, il superiore lo dispone sulla mano di Giuseppe, che non reagisce. Il padre guardiano allora scioccatissimo gli intima di svegliarsi per obbedienza. Padre guardiano, in dialetto, basta, mo basta, uè, obbedienza, uè. E Giuseppe a quella parola magica si desta e ritrovando i frati contorcersi dal dolore si mette a piagnucolare pentito. Intanto è accorso al refettorio qualche altro frate che, avvistato il novizio tanto atteso che portava il cibo, sollecita Giuseppe ad apparecchiare. Giuseppe, in vena di riparazione, afferrata un'enorme pila di piatti e di ciotole, le manda subito in frantumi a terra. Si dovrebbe punirlo, ma il padre guardiano batte le mani e tutti i frati si dispongono a tavola. Un confratello raccatta pazientemente i cocci più grossi, li dispone a mo' di piatti davanti a ciascun frate e i monaci ustionati, timorati dalle regole, mugolano ancora doloranti e per di più affamati. Giuseppe non è a mensa con loro, siede su un gradinetto del camino mortificato e mangia foglie una dopo l'altra. Mangia foglie, questo è il suo piatto preferito. Gli altri lo guardano un po' invidiandolo, ma quando arriva il novizio col cibo, entra il novizio. Ludovico, un ragazzo grosso, largo, dall'aria candida, timido, che prima di farsi avanti lascia capire ai frati che è stato un brutto giorno quello per cercare cibo. Si avvicina al tavolo, scuote il sacco vuoto o quasi vuoto. Cadono infatti solo poche noci. Lungo silenzio, buio. È interessante come sequenza, non è? C'è un'altra scena interessante prima che voi commentiate questa atmosfera da convento con la vostra... Lui ha dei momenti in cui, colto da un grande desiderio di donare, regala tutte le sue cose agli altri monaci. Immediatamente ha dei momenti in cui ha un grande pentimento per aver donato e richiede le cose agli altri monaci. È necessario che i pentimenti e i pensamenti di Giuseppe si verifichino subito dopo i propositi espressi. Così che mentre l'altro è felice per aver ricevuto un regalo, Giuseppe, infelice per essersene privato, crede ingenuamente più che naturale ricorrere a tutta quell'altrui felicità per raccomandare la propria miseria e rivuole indietro appunto come sola felicità la cosa che ha regalato. Vuole non perdere quanto non ha, quanto almeno di cui non dispone e che un attimo prima ha regalato, tanto è ignaro di quanto ha sopravvalutato la sua perdita. Vanità innocente, inesprimibile, noi non vediamo, i volti sono in ombra, se i beneficiati da Giuseppe siano felici dei suoi doni, ma vediamo Giuseppe rasserenarsi ogni qualvolta gli viene restituito il suo. La carità lo insospettisce fin dall'inizio, e i frati gli ghignano dietro e in faccia, innervositi. Thank you.
Santi, come direbbe quello. La carriera di San Giuseppe si svolge con esito discutibile. Questo frate guardiano ha capito che quando gli dice obbedienza, lui esce fuori da queste estasi, che via via diventano stranamente ascensorie, cioè lui comincia a volare. Lo trovano su un albero, senza che lui abbia capito perché ci è capitato sull'albero, solo che voleva vedere una figura femminile, ma davanti aveva un altro confratello e per vederla meglio si è sollevato, è entrato in estasi e per guardare questa cosa che lui sembrava una donna si trova su un albero. Quando si sveglia cerca di scendere terrorizzato, chiede una scala, gli appoggiano una scala. Sono spesso scale che vengono appoggiate al santo che si trova in genere a mezz'aria. E a volte anche degli altri frati salgono sulla scala per raggiungere, lui quando si sveglia scende giù e la scala piomba a terra col frate sopra, quell'altro. E quindi è un misto tra delle meravigliose visioni estatiche e questo profondo sentimento di irrazionalità che confina con l'idiozia che colpisce il santo e l'illuminato e a volte anche il musicista, come è dato di provare stasera. Filosofi e musicisti hanno questo demone, questa mania, no? Nella chiesetta alcuni altri episodi di Giuseppe fugge voltandosi continuamente indietro, fugge, si arresta presso l'altare maggiore sotto la cupola alta spropositata che il Malatasca, un altro personaggio, un pittore che lo perseguita, che è un po' il diavolo, ha fino a qui affrescato. La porta della chiesa si spalanca, Giuseppe vede un accattone precipitargli incontro su due grucce, seguito dai propri familiari, bambini scalzi. L'accattone procede sulle sue stampelle velocissimo. Questi poveri, l'ho già detto, corrono all'impazzata, tanta è la loro urgenza. E Giuseppe, tolto in estasi, rapito da quella urgenza ineccepibile, lo abbraccia e lo salva e lo solleva in alto, nel cielo concavo della cupola. Ascende. L'altro, il redento, ha le vertigini. Ha paura, si svincola e Giuseppe non lo avverte.
I familiari, i spettatori terrorizzati in basso sono piccolissimi di laggiù, sono insignificanti, ma la vittima è in balia del proprio terrore, alle vertigini, finché, sfuggito al suo angelo, precipita con le dovute conseguenze. Interviene il guardiario, che è autoritario, grida a Giuseppe la sua obbedienza. Obbedienza, obbedienza, ehi! Compromettendo anche la vita di Giuseppe, che è rimasto attaccato alla fune, cui sta assicurato all'occorrenza il seggiolino del pittore che stava affrescando. I frati si affannano, cercano scale dappertutto, scale e scaletti da incastrare e da appoggiare, ma dove? Giuseppe attaccato alla fune guarda piangendo in basso tutta quell'apprensione per la sua vita, guarda il sinistro da lui provocato, i familiari infatti dell'accattone che sarà senz'altro deceduto. Si strappano i capelli, fanno vuoto, sgomenti intorno alla vittima, minacciano Giuseppe, indicandogli il morto. Finalmente Giuseppe tocca terra, lo trascinano, che si renda conto di quello che ha causato. Il guardiano si morde le mani. Giuseppe, constatando il decesso della sua involontaria vittima, non è niente. Carezza sui capelli quel cadavere, si direbbe affascinato dalla morte. Sorella morte, e non è niente, dice disgustato, e il morto risuscita tra il mutismo generale. Giuseppe si abbassa sugli occhi il suo cappuccio per non vedere il bene che ha fatto, scandalizzato di se stesso, perché mettere o togliere dal mondo una vita umana è un peccato o una cosa da niente. Giuseppe non vuol vedere, non vuol sentire, se ne va come nulla fosse accaduto. Un altro piccolo episodio. Alla grottella un monaco sta morendo. La grottella è il monastero. Ci vorrebbe un miracolo. Un miracolo. Un miracolo di Giuseppe. Ma di fronte alla serenità mortale del vecchio, Giuseppe se ne va in estasi, lasciandosi cadere ginocchioni da una cassapanca su cui stava seduto. Non c'è il guardiano a comandargli la sveglia in nome dell'obbedienza e il moribondo muore. Giuseppe è malaugurato dai frati, quali, per i quali, anche come santo, è un inetto. Sacrestia. Giuseppe sta sorreggendo un povero vecchio in coma. Sulle volte è dipinto un trionfo della morte. Giuseppe sorregge questo peso, inerte. La famiglia glielo ha portato di peso. I portatori si sono ritirati per osservare da lontano l'atteso, desiderato miracolo e per non imbarazzare Giuseppe, che seguita a incantarsi di quella pittura del trionfo e va in estasi e se ne vola, rapito in un altro film. Il povero vecchio, privo di sostegno, stramazza a terra e muore.
Beh, io concluderei il viaggio del nostro santo per fare brevemente un passaggio sull'altra storia, per darvi l'idea, prima di arrivare a un'immagine finale. Le celette dei frati sono tutte aperte nel convento, la luce entra sciabolante squarciando il corridoio nero, sempre un po' come un film. Processione di gente che va e viene dalla cella di Giuseppe, ormai consacrato miracolante, un sacco di gente, storpi che entrano tali e escono guariti, poveri che entrano tali e riescono borghesi, borghesi che entrano tali e ne escono ricchi, frati che entrano tali e ne escono vescovi, vescovi che entrano tali e ne escono cardinali, donne che entrano brutte e ne escono belle, tutto è sfarzo alla fine, un rosario di pietre preziose. Nota bene, i volti di queste comparse sono sempre gli stessi, cioè sempre gli stessi che passano. Poi altre cose, quello che si vuole da lui, lui lo fa, perché a secondo del desiderio del penitente. Giuseppe lucida scarpe, scarpette elegantissime a chi gli porge spudoratamente un piede, oppure attacca bottoni lussuosissimi a qualcun altro, oppure rinfranca qualche dama con un ventaglio esotico. Questa è bella come penitenza, no? Rinfrancare le dame con mezzate. Gli si domanda questo e questo fa. Ultima immagine. La grottella, la chiesa. I devoti circondano Giuseppe che ne è spaventato, vorrebbero toccarlo, si incollano in tanti alla sua tonaca. E Giuseppe, rapito, per evitarli, alza lo sguardo in alto, nella cupola nera. Sta per librarsi in aria. Nulla osta, basta perdere peso. E Giuseppe si solleva perdendosi, liberandosi dai suoi primi amorosi importuni che gli ostentano piaghe, piedi nudi. È semplicemente gente che si è tinta di rosso o si è tolta le scarpe. Lui sale, non può ascoltarli. Il grappolo si sfoltisce nell'ascesa, ma 5 o 6... indecisi se Giuseppe è già a più di un metro dal suolo, indecisi se restare attaccati al suo saio o tentare il salto, indugiano quanto basta a disastrare il distacco, così uno a uno si lasciano, preferiscono, tra l'orrore generale degli altri a terra, preferiscono lasciarsi cadere. E lo fanno a turno, ma da differenti altezze, di Giuseppe, che più è leggero e più acquista spazio in verticale. È un incubo vero, cadono a turno, come nell'inferno, tanto urlano e si dannano e rovinano, si contorcono al suolo mentre Giuseppe seguita a salire, come un pallone aerostatico con 3 malcapitati, attaccati a sé, uno è attaccato a un piede, l'altro al saio, il terzo è un bambino che gli inghirlanda il collo con un abbraccio serrato. Quest'ultimo, il bambino, si diverte del volo e si spaventa a un tempo. È indeciso eppure contempla il viaggio. Uno alla volta, gli altri due precipitano. Giuseppe resta sospeso in alto, poggiato a niente, estatico, con quel suo bambino ancora vinto al collo. Il guardiano gli grida a squarciagola l'obbedienza, compromettendo così 2 vite umane. E Giuseppe precipita, reggendosi con gli artigli al cornicione, guardando giù terrorizzato, la folla sgomenta, chiude gli occhi, questo gli procura un'altra estasi e vola in giù all'indietro, a pochi metri da terra, per riprendere quota, falciato da sciabolate di luce per la volta delle navate. Il guardiano gli griderebbe ancora l'obbedienza, ma gli altri frati lo dissuadono, gli chiudono addirittura la bocca, altrimenti precipita. Giuseppe vola via da chissà dove, c'è una finestra aperta forse. L'incognita moltiplica il panico. Tutti si precipitano fuori, trasognati, non avrebbero mai creduto di poter venire così coinvolti, ma si fermano subito perché Giuseppe rientra come una rondine con la sua preda, proprio dal portale, e si stabilizza genuflesso a 2 metri dal suolo. Gli appoggiano contro una scala. Il guardiano monta a liberare prima di tutto il piccino,
quando incespicando tra i pioli sta in faccia a Giuseppe, gli dice «Obbedienza!», dimenticando anche lui la propria posizione precaria. Giuseppe infatti arretra in senso obliquo col bambino in braccio, qualche metro più in là, fino a toccare terra sempre in ginocchio, ma senza danni. La scala invece, che reggeva il superiore, poggiando sui ginocchi di Giuseppe, perso l'appoggio, si schiaccia al suolo in pezzi, e a pezzi è il superiore che guaisce, corifeo di quegli altri sventurati. Giuseppe, svegliatosi, si lascia prendere di tra le braccia il bambino addormentato. «Che sonno! Che sonno!» E indietreggia sempre in ginocchio. Poi, rimessosi in piedi e calatosi giù il cappuccio fino al petto, fugge via. Non ho capito, non si è sentito niente. È un brano dedicato alla mia gatta. Che si chiama Mi. Mi. Se avete sentito il tema, sembra il passo di un gatto. Certo. Infatti, tutti i gatti in zona fanno così. Senti. A Venezia fanno così. Fanno così. Senti. Fin da Mestre si comincia a sentire. Più o meno grosso. Bene, il vino è ottimo nella cantina e naturalmente l'ebbrezza è un grande tema che Carmelo Bene, in questo fatto del depensamento, c'è anche l'elemento, diciamo,
elemento di quelle sostanze che sono, che permettono un passaggio, no? Un equilibrio tra il reale e il sogno. Un brevissimo passaggio vorrei farvi su un testo poco conosciuto, si chiama Viva Verdi, Vittorio Emanuele, re d'Italia. È la storia di un uomo molto ricco che ha ereditato anche molti soldi e perseguitato dalla fortuna, che per questo si reca in un paese del sud cercando di fare una vita miserabile, sfuggendo costantemente alla fortuna. Ma la fortuna lo insegue, talché per esempio e tutti quanti, vedendo questo ricco che arriva da lontano, cercano di mettersi in luce facendogli dei favori. Quindi quest'uomo non riesce mai a rimanere senza niente, perché deve la moglie, è congiunto con la moglie chiede una cosa a un oste, l'oste gli imbandisce una tavola in casa, e dice: ma vi devo pagare? No, no, faccia pure lei così. Quindi addirittura lui, cercando in quest'orto, scavando, scopre che mentre fa dei lavori che c'è un forziere pieno di monete d'oro nella casupola diroccata che lui ha comprato, e cerca di liberarsene gettandola a nottetempo fuori da un muretto. Ma un paesano che era andato a spiare un po' che succedeva si becca il forziere con le monete d'oro in testa e rimane quasi moribondo, ma per ingraziarsi questo signore gli riporta il forziere pieno di monete d'oro. E lui non riesce a uscire da questa abbondanza, cercando invece la deprivazione. Un passaggio di questo bel libro è questo che vi leggo un po'. Non è lunghissimo, sono quelle 2 ore di lettura che aiutano la digestione. Sì, va bene, questo qui, sono queste paginette. Rachele, per piacere vuoi darmi una mano? Trovando da sola l'impossibile. Dormiremo quando saremo sul lastrico. Lei si avvicinò indolenzita. Vuoi questo o quel baule? Cominciamo da questo sopra. Trascinarono il baule al caminetto. Hai le chiavi? Domandò lui aprendo il baule. Sono stata io a controllare, disse Rachele. Non manca niente, vero? No, no, non perché io abbia mai dubitato di te, Rachele. Mi hanno sempre terrorizzato le riserve, lo sai. Tranquillizzami, te ne prego. Figurati, disse lei mettendosi a sedere in modo osceno. Giacobbe accese il fuoco, prima solo la lucciola azzurrina dello zolfanello e una vampata, come una volta nelle apparizioni del diavolo. Entrambi ora seduti, completamente nudi, erano come davanti a una doppia estate. Nemmeno l'avessero fatta apposta, gettarono all'unisono di una pausa obbligata lo sguardo nel baule scoperchiato. Banconote a mazzetti da 10.000 lire traboccavano, sfidando i limiti della capienza, nuove di zecca, la fiamma crepitava. Si guardarono negli occhi senza volerlo, senza vedersi. Ne prelevarono meccanici un pacco per uno, come accingendosi a una partita di ramino. In realtà Giacobbe fissava il ventre di lei e lei niente in Giacobbe. Fu lui che per primo, o vuoi stregato come beato, in sosta su una via migliore, o meglio come non si può spiegare, gettò le sue carte nel fuoco morente. Anche se Rachele si attardava, più logica, simulando un conteggio inutile dei suoi punti mancanti alla partita. Giacobbe pescava con la sinistra e con la destra bruciava, sempre con più destrezza. Che a che pensi? Si sentì domandare. È atroce. E le sorrise. Non riesco a scacciare il pensiero che da un momento all'altro potrei rifarmi, hai capito, Rachele? Gli alti e i bassi di un industriale dell'orbe. Dio mio, tranquillizzato subito da non ci credo, sai, di lei, non si sa quanto devotamente incredula oppure scongiura. Pensa se mi rifaccio, si eccitava, gettando a pacchi il denaro nel fuoco. Ma ci pensi, Rachele?
sono appena le 12, e che tu tra un'ora, tu che credi nel mio avvenire, potrai sperare che un giorno sarò ricco di nuovo da morire, Rachele da morire, domattina Rachele, domattina non avremo più i 5 miliardi di lire, non lo dire a nessuno che stasera ti ho regalato una fede. Questo è folle, forse è nato. Precipitava a pacchi le banconote nel camino. Dimmi una cosa, Giacobbe, mormorò lei, schiudendo le belle cosce, quasi a sconsacrare la domanda nell'eventualità che a lui non fosse piaciuta. Dimmi una cosa, perché ricominciare dalla miseria? O la credi per caso una provocazione divina? Rispondimi. Tu parli come se mi leggessi, ma io non voglio scrivere niente. Seguitava a bruciare banconote. Tu non sei mai stata un partito per me, non è vero, Rachele? Cos'è un partito? È una voce del verbo partire. Se noi due cominciamo dal presente, che male c'è? Lo so, tu mi dirai di avermi conosciuto in condizioni analoghe a domattina, e non è vero. Negatemi lo stretto necessario e farò a meno del di più. Non dobbiamo arrangiarci, hai capito? Seguitava a bruciare il denaro, piccolo inquisitore di un grande se stesso. Ma ci pensi, Rachele, ripeteva, passando a dar fuoco al secondo baule. Ci pensi, si sentiva fissato. Lasciamone una scorta di questo denaro, suggerì lei. Ti prometto che non lo intaccheremo. Ci servirà per vivere alla meglio quando non ci potremo più vergognare. Poi, alimentando il fuoco, cominciò a sorprendersi di se stesso, immaginando lei che insinuava «sei così giovane», ma si arrendeva a un compito mentale per lui intraducibile. «Rachele, abbiamo 30 anni ciascuno, se stiamo insieme in due facciamo 60. Come mai allora ne ho 15 se ci lasciamo?» Che lei l'avesse capito, no, che lui, Giacobbe, gliel'avesse detto una volta ubriaco, il fatto stesso che si amassero ancora provava almeno quanto avessero sorvolato entrambi questo argomento della loro età. Ricorda che gli spicci devi tenerli, contemplavano il rogo, lei pareva che bruciasse lui, insicura a sua volta che anche lei bruciasse. Pure lei lo ammirava, se lo identificava alla fortuna che gli aveva arriso, valutata un capriccio da lui, ma da lei valutata la fortuna di entrambi. Lo so che stai pensando al mio recupero, sputava lui dal caldo del fuoco. Fortuna che ci sto io, che ti trascuro. Contemplavano il fuoco come due eretici, l'esemplificazione di un tormento. La sua fiamma era bella. Fissando il fuoco, vide il suo terrore, che non bruciava, vide che cominciava una vita nuova, che in ogni caso non avrebbe mortificato la prima, anche se il mondo avesse salutato Napoli, capitale d'Italia. Questo è solo un passaggio. Io suggerirei un altro brano del maestro e poi una conclusione sempre da questo libercolo, che è piuttosto, diciamo, misteriosa, la morte del nostro eroe, e basta. Poi andiamo tutti a bere. Thank you.
Tre paginette e basta. Non si può non leggere il passaggio. Quest'uomo, dopo aver bruciato tutto questo denaro in seguito alla fortuna, per entrare ancora di più nella situazione della deprivazione, della miseria assoluta, si costruisce un padre, trovando un tipo di passaggio e facendo quello che sentirete. Perché un padre nell'iconografia, un vecchio padre da sostenere, ci sta. Nella piazza... La gradinata pressoché svanita sembrava il cornicione precipitato a fare da gradinata, non diciamo seduto ma scomposto, rovinato dall'alto della facciata, come disincastrato da quel trionfo di vergini, di mostri, di pesci. C'era un vecchio, probabile mendico, gobbo, deforme, cieco da un occhio, non aveva più di 60 anni, anche se ne mostrava 120. Interamente coperto di calcina, bestemmiava spiegando a nessuno chi fosse e perché l'avevano licenziato la mattina in un cantiere vicino al mare. Solo, senza casa, per di più il parroco era cattivo di fondo, Giacobbe, eccitatissimo, come sempre di fronte alle situazioni catastrofiche, gli sedette accanto e, come tornato appena dall'India, ingrata, filiale, presi ad asciugargli le lacrime, che non c'erano. Travolto dal gratuito della sua premura e perché l'altro si agitava, dovette involontariamente cacciargli un dito nell'occhio buono, così che il vecchio prese a piangere davvero. Poi guardò in alto, timoroso che qualcuno gli spiasse dal campanile, e l'altro si lasciava consolare, sperando a un profitto dall'incidente che gli aveva dipinto due o tre lacrime a pietà del proprio stato. Giacobbe, gli occhi nell'occhio, lo incantava, pensando prima a niente, poi a qualcosa. Padre, disse a un tratto dell'assurdo, padre, sono tornato. L'altro, inchiodato dallo stupore, fu preda incondizionata degli abbracci maldestri del figlio. Poi, credendosi vittima di un pazzo, cominciò a schermirsi, tentando invano di sottrarre il collo a quella strana ghirlanda di carezze, abbandonandosi in cerca di pensieri e consigliato infine da un angelo in malafede, contraccambiando. Ora la scena risultava autentica. La disperazione di entrambi rifiutava un riconoscimento a tutta prova. I ruoli non avevano importanza, la situazione era estranea anche a se stessa. Un abbraccio abbracciato,
Figlio mio, disse, incredibile, ostentando una pessima dizione. Guardami, disse il figlio, ti guardo, e ascoltava, e lo guardava non senza parole. Ascoltami, e lo ascoltava, sono come risorto. So tutto, Dio mio, quanto ti sono mancato. Dobbiamo vendicare questo tempo che non ci ha visti insieme. Sono come risorto, ma so tutto. Quella cattiva donna di mia madre, tua moglie, quando tu dormivi nei meriggi d'estate, è orribile, tu dormivi, io sognavo e vedevo mio zio con sua cognata sul letto sbagliato, l'Amleto, quindi fa... tu non puoi ricordare, perdonami, dovevo sposarmi. Siamo come da capo, lo vedi, ma non stare a guardarmi, alzati, sono qui per riparare. Camminiamo, andiamo a casa, vedi, sono pentito. Sei veramente peggio della pietra se non ti muovi. Che intendeva fare Giacobbe? Dopo aver bruciato 5 miliardi di lire italiane, ridotto sé e Rachele all'indigenza, gli sarebbe mancato altro che un vecchio padre da sostentare, sicuramente invalido. Appunto, era questo che gli mancava. E quindi si porta a casa questo povero vecchio, gli fa fare da padre, dopodiché la fortuna continua a inseguirlo, perché tutti i paesani, convinti che quell'uomo così eccentrico, che addirittura ha preso questo vecchio e così via, fosse... capiscono che questo vuole perdere tutto quello che ha, però sicuramente è ricco. Allora cominciano a suggerirgli ragazze, e tutto il paese manda le figlie, i parenti, cioè queste lo cominciano a circondare, a sedurre. Lui cerca di sfuggire, in una fuga finale comincia a arrampicarsi per i tetti, c'è sempre questa cosa ascensionale, Carmelo Bene, sale di tetto in tetto, e andiamo a vedere come va a finire. Volle guardare ancora nella strada dove i dannati urlavano come ossessi. Laggiù l'esibizione generale, smarrito nell'impegno del proprio scopo, si era mutata in una frenesia fine a se stessa. Partiti forse ad esemplificare tutta la loro disponibilità infinita, eccitati dalla pratica, i contadini orgiavano come arassero, inadatti da sempre a godersela senza fatica. Ritoccavano il rosso della bocca, imbrattavano il naso e gli zigomi, si incipriavano così per non freddare il clima, minacciavano tormenti d'amore, letteralmente in balia del turpiloquio, una specie di orgia. Si sentì circondato da baccanti che, avendo guadagnata la terrazza, gli si stringevano ai fianchi, odorose di sesso. Non trattenendo il vomito, oltre aprì la bocca verso un riso sordo, mai più se stesso, pazzo, era impazzito dal divertimento, è un modo di impazzire e di non dire. Stupefacendo il gruppo degli astanti che, sebbene ognuno coi panni dell'altro, si rivestivano anch'essi, fece il miracolo di muoversi. Lo seguivano devotamente a distanza. Entrò nella bottega del barbiere, che truccatissimo si era addormentato davanti allo specchio grande. Cercava a tentoni, come non ci vedesse, impugnato alla fine un grande rasoio. Si industriò ad affilarlo, ottenendo un gran vuoto alle sue spalle. E così armato tornò sulle terrazze. Sembrò volesse uscire dal paese. Stregati. Non si chiedevano nemmeno dove volesse andare. Lui camminava, lo seguivano da giù, in apprensione per la sua vita, trattenendo il respiro a ogni passo, come quando si teme di un acrobata che si cimenti in un'evoluzione impossibile. A un angolo si fermò. Gli andava bene, non si sa se rifiutandosi di volare o perché fosse visibile a due lati contemporaneamente. Accecato dal sole, chiuse gli occhi. Il suo volto sembrò dovesse fondere, mascherato di un velo di tufo e di gesso, luccicante di sangue, di sudore. Una mano alla vita, liberò i calzoni dell'ultimo bottone, quello in alto, e così, reggendoli distanziati dal ventre, vi introdusse anche l'altra mano armata. Ebbe una smorfia, un gemito, la patta gli si macchiò di sangue. In un grido di bestia martoriata scaraventò i testicoli recisi nel mucchio del pubblico esterrefatto. D'un balzo, calpestandosi, gli spettatori arretrarono come aspettandosi un'esplosione, e l'attore restò immobile finché, come una statua incerta, si schiantò sulla strada.
Tutto è un modo di dire, se si dice. Quando si muore è un modo di morire. Era un bel tipo. Davide Riadino. Salutiamo. Vi salutiamo così. Senza ultimo brano, che rimanete con la sua voce nelle orecchie. Senza ultimi brani musicali, così rimangono con la tua voce nelle orecchie. Ah, poveretti. Ma facciamogli rimanere con perlomeno con quel miagolio, no? No, Carmelo Bene è un grande, una grande perla di queste terre, oltre che nazionale. Ognuno di noi ha visto Carmelo Bene. Io ho avuto il piacere una volta di pranzarci insieme, perché organizzavano uno spettacolo a Certaldo, era. Io conoscevo l'organizzatore, andai un po' prima perché sapevo che veniva lui, e quindi assistetti alle prove, stavamo un po' insieme. E in quello spettacolo a Certaldo lui faceva Dante o qualcosa del genere. Era un'arena come di un circo, un tendone da circo, quindi sono stati un 800 posti. Bene, per un errore di comunicazione, per chissà, i casi della vita, non c'era nessuno. Quindi era imbarazzato anche l'organizzatore, e io con lui, con grande maestro, e ignoravamo, e che ore sono? Le 7:30, le 8:30, cominciava, si avvicinava sempre, e poi non c'era nessuno. E lui che fece? Disse: o due milioni o due, e fece lo stesso. Lo spettacolo per quattro persone, tutto intero, preciso, era un uomo così. Altre volte è capitato di incontrare, poi a cena non so cosa siamo detti, è difficile dire cosa dice. In genere queste persone, questi personaggi, però lui, per come brevemente lo ricordo io, poi è talmente pubblico Carmelo Bene che può essere stato incontrato da tutti, ha molte presenze in video, lo vedete, è esattamente come era lui. E quindi ci conversi di quello che stai cenando e non entri in merito a gravi questioni filosofiche. Ci stai, racconta della voce, parlava, lui aveva questa grande ricerca sulla tecnologia, tra i primi a usare le tecnologie, le voci doppiate, le moltiplicazioni dei suoni, no? L'idea della sua voce come tramite tra un testo e l'assoluto, che lui chiama poi fonè, così. E ho visto i suoi spettacoli, alcuni non li ho visti, perché alla Pergola, piena, il maestro non si presenta, non entra, non c'è, esce fuori il direttore, ricordo ancora, che dice: purtroppo il maestro è indisposto, ha mandato un certificato. Il pubblico comincia a fischiare perché era un po' troppo che aspettavano, e allora appare il maestro scuotendo, aprendo il sipario, il direttore era uscito dal sipario, usciva lui in vestaglia, visibilmente ebro, che inizia a dire delle cose poco definibili. Io ci sono ma non ci sono, esserci non esserci, come dire, però tornerò. Allora uno gli dice: buffone, e lui gli risponde: sì, ma io sono al mio posto e tu no. Quindi era molto veloce nella interazione, costantemente ciò che accadeva era una cosa vera. Il tema è questo, quando si dice dell'unicità, no? Si tratta di andare nella direzione di accorgersi, con la A maiuscola se vuoi, di esistere, di esserci, no? Questo è il piccolo miracolo che faceva quell'uomo dentro la dimensione spesso consumata, ripetitiva e mai viva del teatro. Quindi aveva questa grande dote, che poi è una dote dei santi e dei folli, come non a caso San Giuseppe da Copertino, una dote, questa dell'imbecillità saggia, che auguriamo a tutti voi, anche in virtù del vino che aiuta. Michele Polga al sassofono e Massimo Donara a tromba, grazie. Grazie Galatina, grazie Ferrantonio, grazie Luca, grazie a tutti.